Buongiorno, stiamo considerando i carismi dello Spirito Santo secondo 1 Corinzi 12 e siamo arrivati ai doni di guarigione. E abbiamo visto ieri la necessità che in Europa, nelle chiese europee, si torni a vedere guarigioni nelle comunità. La guarigione comunque richiede fede, non solo di chi viene guarito, ma di chi prega per la guarigione. E anche qui troviamo una strana situazione. In Marco 16, Gesù dice che tra i segni che accompagneranno i credenti, cioè me e te, c'è quello che imporremo le mani sui malati ed essi guariranno. Non potranno guarire, forse guariranno se vanno dal dottore, essi guariranno. La domanda è: abbiamo noi il coraggio di imporre le mani sui malati? Abbiamo noi la fede per imporre le mani sui malati? La Chiesa oggi ha il coraggio di predicare la guarigione dei malati? Io vorrei chiederti questa mattina, se tu senti che è malato un tuo collega o è malato una sua figlia o è malato qualcuno, abbi il coraggio di dire io pregherò per lui o per lei, per la sua guarigione. Se ti trovi ad andare a visitare un malato in ospedale, a casa, abbi il coraggio di imporre le mani e pregare nel nome di Gesù tu sia guarito. Tu dici, ma io non ho il coraggio. Ma non sono il pastore. Ma qui. Intanto Marco non parla di pastori, parla di coloro che testimoniano di Gesù, coloro che credono. E poi parla di un dono, di un carisma che è davvero alla portata di tutti. Ma è ovvio che richiede coraggio, che richiede fede. Nella città inglese di Liverpool c'è una chiesa in centro dove molti dei membri sono stati pescati in questa maniera. Dei giovani dopo il lavoro si trovavano 2 o 3 sere alla settimana, pregavano per la guida dello Spirito Santo, andavano in giro per la città, sui pullman, a piedi, secondo quello che sentivano da parte dello Spirito. Un ragazzo prese l'autobus, sentì di scendere di fronte ad un negozio, un'istituzione di bingo, di tombola, molto popolare in Inghilterra. E sentì che doveva aspettare lì che scendevano le signore. Scesero le signore e tra queste signore lo spirito disse: vai da quella e di che tu vuoi pregare per lei. Il giovane andò verso questa donna,
Le chiese, vuoi che prego per te? Posso pregare per te? La donna disse sì, perché io ho un tumore e io sto morendo. Lui impose le mani, la donna guarì ed è membro della chiesa. Ci vuole coraggio, ci vuole fede. Ma come abbiamo detto di recente, la fede viene fissando Gesù. Se tu fissi Gesù, guardi Gesù, ti viene la fede, lui la crea, la rende perfetta anche per la guarigione. Il motivo per cui non vediamo molte guarigioni è anche da attribuirsi al fatto che nessuno ha il coraggio di andare e cercare le guarigioni. Se noi non abbiamo questo coraggio, se noi non preghiamo per la guarigione e vedere le guarigioni, è ovvio che non verranno le guarigioni. Ma questo può cambiare oggi, può cambiare in te oggi. Tu da ora in poi non guardi più la malattia come momento di consolazione, ma come momento di guarigione. Comincia a nutrirti di questo pensiero e vedrai che Dio ti benedirà e ti userà secondo la promessa della sua parola e dei doni di guarigione. Dio ti benedica.